canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video che a voi piace tanto, visto che piace proprio tanto questa tipologia di video, che sarebbe i prodotti top detersivi. Allora, quando l'ho fatto la prima volta ci ridevo sopra perché dicevo vabbè, nessuno vedrà il mio video, invece ho visto che vi piace questa tipologia di video. Sono prodotti tutti low cost, perché io vado comunque nei negozi come l'Eurospin, l'MD, la Lidl, e quindi questi prodotti costano pochissimo ma sono ottimi. Oggi ve ne mostro qualcuno che ho terminato, che mi è piaciuto tanto e che quindi vi faccio vedere. Allora, iniziamo subito con questo detersivo per il bucato igienizzante con bicarbonato. Questo è della Dexal, l'ho comprato all'Eurospin, costa intorno ai 3,50€, forse 4€, ma è 3 litri, quindi 40 lavaggi ed è ottimo. È un detersivo igienizzante con bicarbonato, però io lo uso ovviamente anche per la bambina. Lo potete usare sia per i bianchi che per i colorati ed è una bomba, io mi trovo benissimo, lo uso, di solito faccio il bucato 30-40 gradi, quello giornaliero, e mi trovo veramente bene, mi piace da morire. C'è in due formulazioni, c'è questo e c'è quello verde, proteggi fibre, io prendo entrambi e mi trovo molto bene. Poi ammorbidenti sempre dell'Eurospin, vi mostro questi. Allora, ammorbidente niente, riusciamo a girare. Allora, ammorbidente Dexal, ho preso questo alla vaniglia, è un ammorbidente mini perché 750 ml, però è concentrato, quindi fa 30 lavaggi, olio balsamico e profumo di vaniglia. Buono, buono, buono da morire. Ragazzi, provate questa linea perché questi piccolini costano 99 centesimi, ma durano un sacco e profumano proprio tanto il bucato. Poi abbiamo preso il profumo, questo qua, fiori di loto blu, sinceramente microperle, diciamo che questo tipo è da 60 ml, quindi è più grande. Però questa tipologia di profumo non mi è piaciuta molto. C'è sia blu che rosa, vi consiglio quello rosa che è meglio. È più buono, o quantomeno a me piace molto di più. Eccolo qua, sempre ammorbidente, questo qua della Dexal, appunto quello da 750 ml, 30 lavaggi, 99 centesimi, c'è alla vaniglia e questa è orchidea della viola, e questi sono buonissimi, cioè veramente ve li consiglio perché sono ottimi. Poi, sempre dall'Eurospin abbiamo preso, cioè ho consumato questo qua, Dexal smacchiatore oxi blu. Questo qua è per i tessuti sia bianchi che colorati, io lo metto nella pallina dosatrice all'interno dell'oblò, metto un misurino barra 2, dipende quanto bucato c'è, ed è buono, agisce già a 30 gradi, mi piace perché pulisce, magari toglie quelle macchie che io non vedo, magari mi sbianca il bucato, è un ottimo coadiuvante per il lavaggio, costa pochissimo perché costa forse 2,50€, 3,50€, quindi giù di lì, però è un chilo, giusto? Sì, se non erro è un chilo e dura, sì, è un chilo, un accidenti, quindi provatelo. Poi c'è il misurino dentro, eccolo qua, ne ho due perché li devo gettare via, e mi sono trovata veramente bene. Altro prodotto che ho terminato e che mi è piaciuto sempre dell'MD, sempre in questa tipologia di polvere per sbiancare il bucato, è questo qua, DAT 5 Oxy Active. Questo è un po' meno, 750 grammi rispetto a quello dell'Eurospin, però è buono uguale. Lo si può mettere insieme al detersivo del prelavaggio come additivo, come ammollo sulle macchie difficili. Io lo metto sempre all'interno della vaschetta, questo qua, quello lo metto nel blò, questo lo metto all'interno della vaschetta insieme al detersivo, poi si scioglie, va via e mi sbianca bene, cioè comunque mi pulisce bene il bucato. L'unica accortezza è che ha un odore un po' forte, quindi ci vuole l'ammorbidente, altrimenti mi lascia quell'odore un po' di tipo di soda, ecco, che è un po' forte rispetto a quello dell'Eurospin. Altro prodotto
tantissimo, che compro sempre, che costa pochissimo, è il sapone liquido della Mille Mille. Buono, questo è al cocco, 2 litri. Questa poi è una confezione che tu avvolgi e getti via, quindi non hai comunque l'ingombro di un bottiglione gigante. Costa tipo intorno ai... non c'è il prezzo, se non erro 2 euro, 2,50 euro, però dura, perché comunque un prodotto per lavare le mani, quindi dura tanto. Poi novità, per quanto riguarda la mia, diciamo, il mio bucato, il mio detersivo, sono queste perle profumate. Sono cristalli che si inseriscono all'interno della, dell'oblò con il bucato, profumano il bucato. Voi li avete visti della Vernelle, ci sono della Violetta, io l'ho trovato della Vapa. Costano 2 euro, quindi costano pochissimo, ho trovato in un negozio di detersivi. Questo è alla vaniglia, penso. No, Scent Enhancer. Penso che sia vaniglia, comunque ha un profumo molto forte, devo dire la verità, anche se non è un prodotto costoso, quindi è un low cost dei detersivi, è eccezionale. Ne ho presi altri 3, mi sono piaciuti veramente tanto. Solo che bisogna dosarli un po', perché altrimenti il profumo è talmente forte che poi diventa naso di abbondo. Quindi bisogna veramente dosarlo bene e comunque organizzarsi bene all'interno del bucato. Cioè, più c'è bucato, allora va bene, ma se ne è poco bucato e mettete tanto prodotto, diventa troppo forte come profumo. Poi, ultimo prodotto, Nelson. Nelson lavapiatti, mi è piaciuto tanto. Sgrassa, disincrosta, anche lo sporco bruciato. Costa 89 centesimi, io l'ho trovato 89 centesimi, ma costa intorno anche 1 euro, 1,10 euro, ed è ottimo, un ottimo prodotto per i piatti, mi piace tanto e penso che lo riacquisterò. Allora ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, oltre alle inclusioni della mia piccolina, vi mando un bacio, vi ringrazio perché mi seguite sempre in tanti e alla prossima, ciao ragazzi!